Ciao belli, ben ritrovati qui sul mio canale, io sono il Krieg. No, no, aspetta, qua c'è qualche problema, aspetta, vediamo. No, si è visto qualcosa. Eccoci qua ragazzi, bentornati qui sul mio canale e ho deciso di fare questo video con la webcam perché niente, perché ho un po' di problemi, diciamo, col canale. Problemi non problemi gravissimi, ecco, cioè sono solo dei fattori, insomma, che mi fanno propendere verso questa scelta perché purtroppo. Dico purtroppo, gli iscritti salgono pochi, i video vengono guardati poco. Io credo che sia anche un problema di YouTube, proprio YouTube suo, cioè che non fa comparire i miei video, magari, ma non solo i miei perché ce l'ha con me, ma comunque video in generale che non li fa comparire nella feed dei miei iscritti. E quindi a questo problema ovviamente non posso andare incontro, cioè devo solo cercare di creare dei video un po'. Che intrattengano un po' di più i miei iscritti, diciamo che così vengano nel momento in cui vengono visualizzati nella feed, che ricevono più click, insomma. Quindi ho deciso di comprare questa webcam e l'ho comprata, insomma, facciamo 2 settimane fa, ecco, indicativamente. E non sapevo come utilizzarla, però ovviamente sapete che con la webcam cosa vuoi fare, se farai un video, e forse, diciamo, forse mi sono bruciato la tappa del video perché avevo intenzione di farla magari raggiungendo i 1000 iscritti, insomma non è un video banale, come dire, il primo video commentato, che insomma è un po' diverso, è un po' più, diciamo, personale, ecco, con il video. E beh, cosa volevo parlare in questo video? Niente, i motivi ve li ho appena detti. E purtroppo il canale non sta andando come desiderato, cioè gli iscritti, per dire, salivano di più quando ne avevo tipo 300, che facevo una media di 2 iscritti al giorno, poco, perché quei mega canali, e adesso invece faccio molta molta fatica anche solo ad arrivare adesso a 700, è da un bel po' che sono fermo così, e non so quale sia il problema, non so, non posso sapere tutto. In ogni caso, ho deciso di, insomma, di sistemare un po' il mio canale e di magari cambiare un po' i video, cambiare, non dico di fare adesso video su Dama Online, cioè non cagate così, ecco, volevo solo magari cambiare un po' i video che sto già facendo, cioè magari mettere su un video. Ma cambiare il modo in cui è fatto, cioè per dire potrei inserire un gameplay, magari questa volta con l'aiuto della webcam, oppure magari mettere su qualche altro gioco, provare a vedere se questo computer mi permette di registrare altri giochi, di registrare abbastanza bene, perché il problema è proprio quello, il fatto che non metto su gameplay da PC. E niente, volevo anche parlare un po' dell'andamento generale di YouTube, cioè è molto difficile adesso come adesso far parte, non dico di far parte di qualche community, ma anche solo avere un proprio video pubblicato su certi canali, perché da quello che ho visto ultimamente ci sono canali, community gestiti da 4-5 utenti, ma è normale, insomma, con un canale grande, che ospitano però molte volte solo video di questi 4-5 utenti che ovviamente hanno un loro canale anche, e nel momento in cui magari viene pubblicato un video di un altro utente fuori, scelto così, insomma, per variare un po' il video, non si ricevono dei commenti positivi, la maggior parte magari sono positivi, la maggior anzi diciamo che la maggior parte sono commenti inerenti al video, cioè non vuol dire che oh, il video è bello, che figata, ma anche solo il video fa cagare, non mi piace, bla bla bla. E ci sono invece facciamo quel 2%, 5% di commenti che invece non c'entrano niente della serie. Vogliamo questo, basta questi video qua e là, e cercano magari gli admin di questo canale, e cercano magari, boh, nel senso, io direi che a questi utenti dico: beh, andate nel canale di questo tizio, e punto. Questa è una community, insomma. Poi, vabbè, ogni community è gestita come ognuno vuole, ecco, cioè si può essere incentrata sui gameplay di queste 5 persone, può essere incentrata sulla maggior parte dei gameplay di queste 5 persone e una volta ogni tanto pubblicare un altro video. Sto solo dicendo che tempo fa era molto ma molto più facile comparire in questa community, avere, diciamo, un po' più di visibilità. Io in questo momento ci sto provando, sto cercando ovviamente sul lato Black Ops, perché è il gioco che utilizzo di più, che faccio più video, insomma, e sto cercando di ottenere visibilità,
tramite i miei video, magari non so, pubblicando qualche epic fail, epic win, qualche grande gameplay, insomma, e cercavo di mandarli in giro nelle varie community, però per adesso non ho avuto riscontro positivo, cioè sono fermo un po'. Sono sempre lì, insomma, io sto mandando in giro un po' di video, non so se verranno accettati o cosa, però è comunque un consiglio, è un aiuto che potrebbe essere valido per aumentare gli iscritti del mio canale e comunque avere maggiore visibilità. Niente, adesso non ho tanto altro da dire, voglio solo dire che comincerò molto volentieri una serie su Lega, perché ho visto che comunque registrare partite in live così a cazzo non ha senso. Come sapete bene, a me piace vincere le partite, quindi molte volte non me ne sbatto anche dal rateo delle sue decisioni, di milioni di chi, mi interessa vincere la partita, quindi ho pensato, ho chiesto, ho già accennato, diciamo, a 4 o 5, no, facciamo, no, 3, perché volevo fare la modalità Moshpit, e ho già chiesto a 3 persone che mi danno la loro disponibilità di registrare Lega, e niente, quindi cercherò di registrare anche su questa modalità, in cui ovviamente, tu sapete benissimo, si sale di livello di grado, ecco, si sale di grado. L'importante è vincere, si ha una classifica mondiale, insomma, è una modalità interessante che sinceramente non ho mai affrontato, e quindi magari con l'aiuto della webcam e con magari delle altre persone che riuscirò magari a registrare col microfono, eccetera, quindi magari sentire anche la conversazione, potrebbe diventare una buona serie, ecco. Continuerò sicuramente la serie degli Epic Fail e molto, dico molto probabilmente, comincerò anche una serie di Epic Win, perché cioè, ovviamente i fail ci sono sempre, sono e ci saranno sempre in questo gioco, però ecco, molte volte ci sono proprio delle stronzate, degli Epic Win, delle cagate, insomma, da ridere, e ne ho un po' registrate, ecco, magari non so se comincerò una serie da fare come adesso la serie di Epic Fail, ogni episodio una scena, oppure fare magari un montage un po' più elaborato con una canzoncina, qualche puttanata. Niente, io vi ringrazio per avermi ascoltato, se siete arrivati fino a questo punto del video, vi ringrazio per avermi ascoltato e per seguirmi ancora, per supportarmi, eccetera. Ringrazio tutti gli utenti che mi commentano i video, mi fanno sapere il loro parere, che è molto importante, fidatevi, è molto importante. Un mi piace, diciamo, è importante, ma un commento, senza anche un non mi piace, o un mi piace, con un commento e basta, fidatevi, fa molto molto più piacere. Ecco, sapere anche solo cos'è che va bene nel video, cosa magari non va bene, non senza avere solo il pollice in su, un generico pollice in su. Ecco, un commento, ecco, piuttosto di mettere mi piace e lascia stare, magari pensateci un attimo e magari fate un commento, so che è un po' più difficile, un po' più elaborato, palloso, però ecco. Se avete qualcosa da dire sui miei video, commentate e fatemi sapere. E bene, questa è la mia camera, niente, non c'è niente da vedere. Ecco, magari farò un video, ecco, su come ho il setup qua, la mia gaming station, che poi è una cagata, c'è uno schermo e una play e basta, non c'ho niente di che. Ecco, non mi resta che salutarvi su Valkyrie, spero che vi sia piaciuto questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste mie considerazioni su YouTube, sul mio canale e su tutto il resto. Un saluto a tutti, ciao belli, al prossimo video!